Un cordiale buonasera, benvenuti all'incontro pubblico riguardante la possibilità per i cittadini di esercitare il principio di diritto al fine di ottenere un risarcimento per il danno ambientale verificatosi a causa dell'incendio delle ecoballe allocate nel comprensorio militare di Persano. Fu l'avvocato Luigi Gaudiano, alla mia destra, presente accanto a me naturalmente, a parlarmi alcuni giorni dopo il rogo di una procedura che poteva essere messa in atto quale forma di risarcimento. Ed insieme io nella veste di portavoce, lui in qualità di esperto in norme giuridiche, vista la sua professione, pensammo di organizzare questo incontro per poterlo divulgare ai cittadini. Intanto vorrei ringraziare il sindaco Francesco Cembalo e l'ufficio tecnico del comune di Altavilla Silentina perché immediatamente non appena chiedemmo di poter avere questo auditorium, si sono messi subito a disposizione. Questo veramente è una cosa che è stata estremamente importante. A proposito di questa proposta, consentiteci però subito delle precisazioni, le vogliamo fare anche per chi in questo momento ci sta seguendo da casa. Ne abbiamo parlato sui social, ma è il caso di ribadire ancora una volta per evitare chiavi di lettura errate e fuorvianti. Sono precisazioni espresse già, dicevamo, in comunicati stampa. Con questa iniziativa nessuno pensa di trarre profitto da una catastrofe ambientale che ha scosso e preoccupato l'intera collettività e di cui pagheremo purtroppo le conseguenze anche in futuro. Ne avremmo fatto volentieri a meno, non si lucra sul dolore e in ogni caso nessun eventuale risarcimento potrà cancellare la gravità di quanto accaduto lo scorso 30 luglio nel comprensorio militare di Persano. 4 giorni, 4 notti, un fuoco terribile acceso, una nube tossica terribile. E vogliamo ringraziare anche i vigili del fuoco per essersi adoperati veramente in un modo eccezionale. Qui si tratta solo ed esclusivamente di esercitare il principio di diritto, come dicevo prima, ossia una modalità prevista dalla legge a seguito di un grave danno subito, e questo è il caso che lo riguarda. Siamo stati feriti come collettività nel corpo, moralmente e psicologicamente. Questa iniziativa pensiamo si renda necessaria perché occorre far sentire la voce dei cittadini a chi in questa vicenda è stato assente, non ha vigilato, non ci ha protetto, non ci ha tutelato. Ci sono imprenditori, agricoltori, contadini che con le loro attività rischiano di rimanere in ginocchio per le difficoltà che potranno avere nel vendere i propri prodotti, prodotti che rappresentano delle eccellenze del territorio. Si rischia di subire inoltre anche un deprezzamento delle nostre case. Come vedete, sono tante le variabili che entrano in gioco. La situazione è difficile, in tanti sono seriamente preoccupati per le ripercussioni che questo rogo potrà avere poi naturalmente a distanza di anni sulla salute. Qui accanto a me c'è il sindaco che è anche medico e sa perfettamente quanto è complicato tutto questo. Potrebbero esserci incrementi purtroppo di varie malattie collegate allo sprigionarsi della nube tossica, tra esse tumori, patologie cardiovascolari, problemi alle vie respiratorie. Ecco, perché queste persone non dovrebbero dunque essere risarcite o provare ad esserlo, perché soprattutto questo poi in fondo, qui si vuol far capire che ci sono delle persone che hanno interesse a che queste zone, tutte le zone, non vengano violentate. In verità non esiste somma che possa sanare e lenire quanto successo, ma ciò che si cerca è l'ammissione di colpa. Si reclama semplicemente giustizia. Bisogna che si capisca finalmente che esistono anche cittadini che non intendono più rimanere con le mani in mano, che non vogliono più subire passivamente ogni tipo di sorpruso. La civile protesta di 2 anni e mezzo fa, per non fare allocare le ecoballe, purtroppo fu persa. Non volevamo le ecoballe sotto casa. Non fummo ascoltati, non fummo presi nemmeno in considerazione, fummo addirittura derisi e considerati degli allarmisti. Eppure non era difficile prevedere come si sarebbe conclusa la vicenda. Di esempi precedenti di rifiuti, cioè andati a fuoco in altre zone d'Italia, era piena la casistica. E a proposito del risarcimento, e chiudo, se dovesse davvero poi concretizzarsi, molti hanno già espresso l'intenzione di devolverlo per bonificare la zona, per far rinascere questa terra aggredita e violentata. A spiegare naturalmente nei dettagli tutto quanto la procedura sarà l'avvocato Luigi Gaudiano. Grazie Guido, sei stato talmente esaustivo che non mi tocca che leggere qualche articolo e andare via. Al di là della ilarità, io parto pure io dai ringraziamenti. Ringrazio te personalmente, Guido, per aver accolto
la proposta. Ti ringrazio per averla pubblicizzata in una maniera eccezionale e per l'impegno con il quale ti sei speso. Ringrazio il sindaco qui presente, ma ringrazio anche il vice sindaco Francesca Taponara, che vedo tra il pubblico, il consigliere Sergio Di Masi, la consigliera Lucia Bacco e anche i consiglieri del comune di Albanella, Rossella Vairo e Maria Teresa Cammarano, che vedo in fondo alla platea. Ringrazio ovviamente tutti voi per l'interessamento e cerco di essere quanto meno tecnico possibile. Noi in realtà non avremmo la capacità di poter azionare un procedimento penale, perché come già detto nella precedente intervista che abbiamo fatto Guido, questa facoltà spetta esclusivamente allo Stato, in quanto i reati ambientali la legittimazione spetta semplicemente allo Stato, ma per i reati diversi da quello ambientale hai citato una serie di patologie, una serie di vicende, tra cui per esempio il danno psicologico, il danno alla salute. Io non sono medico e sono la persona meno indicata per parlare di danni oltre a quello ambientale, però c'è una marea variegata di danni perseguibili a seguito del rogo, perché perlomeno da quello che abbiamo appreso è un rogo doloso. Allora, se siamo qui è solo per una ricerca della verità, perché come ha detto Guido nessuno intende arricchirsi, e meno che mai io l'abbia fatto per uno scopo diverso da quello di un'assistenza ai cittadini. La possibilità c'è. Qualora ci dovesse essere un procedimento penale, i cittadini in forma associata o in forma privata possono costituirsi parte civile per il semplice e puro scopo di conoscere la verità, perché io ho dei dubbi che ci possa essere un responsabile, e mi spiego meglio. È impensabile che una persona sana di mente abbia appiccato il fuoco, una persona che abbia qualcosa da perdere l'abbia fatto, perché se parliamo in termini economici noi dovremmo aggredire il patrimonio di un eventuale imputato, perché per esserci procedimento penale ci deve essere un imputato, ci deve essere un responsabile e un civilmente responsabile. Noi però potremmo capire, e per cercare di capire nella ipotesi in cui si aprirà un procedimento penale, perché da quello che ho appreso dai giornali, perché non ha la facoltà né io e purtroppo nemmeno il sindaco in questa fase di accedere al fascicolo penale, ci sono delle indagini. Sicuramente si è parlato di rogo doloso, sicuramente da quello non è stato accertato, però si è parlato. Io le indagini posso, alle indagini può seguire io da figlio di agricoltori, credo che qualcuno mi possa dare ragione. Io ho 39 anni, non ho mai assistito a un fenomeno di autocombustione addirittura in vegetazione verde, quindi sinceramente non ho mai assistito personalmente, però io mi fido di quello che dice la magistratura e io ho parlato in termini ipotetici. Se ci dovesse essere un procedimento penale, anche la regione e il comune sono legittimati a costituirsi parte civile. È ovvio che ci deve essere un responsabile, è ovvio che ci deve essere un procedimento penale, è ovvio che noi fino a quella ipotesi possiamo semplicemente, non dico suggerire, ma potremmo, io in realtà la querela la farei, anche se questi sono reati che procedibili d'ufficio, ma a noi non ci costa nulla, la faccio con piacere, giusto per avere la possibilità di parlare con gli organi competenti. Non perché io devo essere sincero, il sindaco si è speso, abbiamo seguito tutti abbiamo seguito le conferenze fatte alla prefettura, tutti abbiamo seguito i comunicati stampa. È ovvio che in questo momento ci dobbiamo attenere a quello che ci dice l'ARPAC, a quello che ci dice la prefettura. La procura non può parlare perché in sede di indagini preliminari è tutto segretato. Però noi abbiamo delle perplessità, perché 2 anni e mezzo fa c'era il sindaco là, c'eri tu Guido, c'era Alex in rappresentanza del forum dei giovani, dei ragazzi di Altavilla, c'era la vice sindaco, c'erano tutti i consiglieri comunali, quindi avevamo delle perplessità che purtroppo si sono concretizzate. Avevamo delle perplessità perché questo è un territorio particolare, un territorio vergine lo potremmo definire dal punto di vista inquinamento, al di là delle sporadici episodi che in realtà sono più che altro frutto di lavoro. Scusatemi se porto sempre l'esempio zootecnico, ma questo è un territorio a vocazione zootecnica ed agricola, e io quotidianamente mi trovo a difendere imprenditori, e di qui la perplessità della mancanza di inquinamento, che sono imputati
a seguito di sversamento, a volte illecito, a volte per cause incolpevoli. Allora io mi chiedo, se l'ambientante zootecnico è altamente inquinante anche al di là di piccole percentuali, com'è possibile, e di qui non metto in dubbio le note dell'ARPAC, com'è possibile che un cumulo di rifiuti soggetto a sequestro penale, ritenuto altamente inquinante, ritenuto pericoloso perché da quello che ho letto pare fossero rifiuti ospedalieri, a seguito del rogo non abbiano sprigionato nulla? Io sinceramente sono contento se così dovesse essere, perché vuol dire che abbiamo salvato la nostra economia, perché non oso immaginare se domani mattina i sindaci dovessero essere costretti, a seguito di una nota ARPAC, a far distruggere gli interi raccolti. Quindi non se lo auguro a nessuno, però io credo che anche la semplice preoccupazione sia perseguibile. Credo che lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo pure a noi stessi, ai nostri cittadini. Io sono qui, non è che mi faccio propaganda, chi non vuole io lo farò, anche in termini personali, anche se dobbiamo naturalmente spiegare come funzionerà questa procedura. Allora, la procedura adesso è in una fase larvale, ci sono delle indagini preliminari. Spero venga individuato un colpevole, perché in realtà è perseguibile anche la colpa in vigilando, perché ritengo che siano stati allogati in un sito militare. Probabilmente non è solo un sito militare, io non lo so, ma qualcuno che doveva vigilare c'è. Non dico che sia responsabile, perché il rogo è una cosa e la custodia di un bene posto sotto sequestro è un'altra cosa. Sicuramente c'è un responsabile che dovrà dare delle risposte, e nell'eventualità di un procedimento penale i cittadini hanno tutti quanti la facoltà, anche se potremmo anche essere esclusi dalla Costituzione di parte civile, di partecipare al procedimento penale. Il famoso risarcimento in forma civile, addirittura ci sono stati tribunali che per mancanza di costituzione da parte del comune sono stati autorizzati dal tribunale a costituirsi in nome e per conto del comune. Il risarcimento va al comune, però se si costituisce il comune segue la sua strada, se si costituiscono i cittadini per i reati diversi da quelli ambientali possono avere un risarcimento, che può essere in termini economici o in termini morali. Io per quanto mi riguardo sono interessato solo a conoscere la verità, non sono interessato a un risarcimento o ristoro economico, che non ci sarà mai, perché infatti credo che ognuno di noi sa perfettamente questo, però occorre farsi sentire, occorre in qualche modo fare qualcosa, non possiamo subire soltanto tutto quello che ci accade intorno e poi lamentarci. Abbiamo la possibilità ogni tanto di far sentire la nostra voce, facciamola sentire. In questo momento è il nostro sindaco a farsi portavoce. Al quale adesso daremo la parola, sì. Ci informerà. Grazie. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione l'auditorium per fare ulteriore chiarezza su quanto è successo. E questo è successo in questi giorni. Noi ufficialmente ci dobbiamo attenere a quanto la prefettura e l'ARPAC ci hanno comunicato. L'ARPAC, in tutti i comunicati che ha fatto, è stato sempre detto che sia i metalli pesanti e sia le diossine rientravano nei parametri previsti per legge. Quindi loro hanno monitorato i fumi che ritornavano a terra sia nel comprensorio di militare di Persano che a Borgo Cariglia e a Falagato nella nostra zona, perché anche se l'incendio è nel comune di Serre, ma i più colpiti, i più vicini, è il centro abitato di Borgo Cariglia. Diciamo che in questo periodo, in quel periodo del 30 di luglio, il vento era a nostro favore, cioè vale a dire che tirava verso mare, quindi non per nostra fortuna, per disgrazia degli altri, l'inquinamento non veniva da noi. Dei giorni successivi è stato il contrario, andava verso i monti, per fortuna mai veniva dalle nostre parti. Quindi
Noi in questo momento credo che non si possa fare un'azione, perché tutto ciò che fin quando non riusciamo a confutare, a dire il contrario di quello che ci hanno detto, non possiamo certamente intervenire, perché la regione dice: noi abbiamo i dati ufficiali, diteci il contrario e vi possiamo risarcire se c'è il contrario. In questo momento io sono in continuo contatto con il Dipartimento di Prevenzione, sia per il mio ruolo di sindaco che come medico, purtroppo siamo tutti i giorni a contatto col Dipartimento di Prevenzione, e in questo momento il Dipartimento di Prevenzione, sia animale e sia umano, sta monitorando in un raggio di 3 km dall'epicentro dell'incendio, sta monitorando l'ufficio veterinario, sta monitorando il latte degli animali, sta monitorando il mais, sta monitorando i foraggi, quindi il fieno o l'erba medica. Invece il Dipartimento di Prevenzione Umano sta monitorando i pomodori, sta monitorando gli ortaggi, sta monitorando tutto ciò, la frutta, tutto ciò che noi dovremo mangiare. E fin quando noi non avremo anche i dati dell'ASL, non possiamo dire che purtroppo i dati sono quelli ufficiali, non c'è nessuno che ha fatto delle indagini a confutare ciò. Quindi prima cosa si dovrebbe partire con un laboratorio privato, che poi sicuramente l'ASL non è creduto, e quindi a questo punto faremo un buco nell'acqua. Quindi dobbiamo per forza attenerci di quanto ci dicono ufficialmente, perché sono laboratori pubblici, laboratori dell'ASL, quindi della regione, tra virgolette. La cosa che a me ha dato più fastidio è che siamo stati io e il sindaco di Serre nel comprensorio militare il venerdì, quindi da martedì alle 18.30, quando si sono sviluppati il rogo, siamo stati venerdì alle 12.30 a parlare con il comandante della zona militare, che ci diceva: no, questa non è una zona militare, è stata affidata alla regione quando si doveva, appena dopo il terremoto con le roulotte, e quindi quando poi sono arrivate le ecoballe, noi abbiamo affidato, infatti è recintata quella zona, anche se è militare, ma affidata alla regione, quindi sotto sorveglianza alla regione, non militare. Il comandante dei Vigili del Fuoco dice, ci diede una bella notizia, ci comunico che siamo riusciti a sistemare l'impianto antincendio. Il venerdì, da martedì il venerdì, siamo a 3 giorni abbondanti di fuoco. Era un guasto elettrico, siamo riusciti a sistemarlo. Però una cosa, sicuramente l'acqua avrebbe dato il percolato e quindi avrebbe dato un danno maggiore, quindi tutto questo che si sprigionava andava a fiume. Io il mercoledì facevo una riunione in prefettura e mi azzardai a dire con l'ingegnere dei vigili urbani, con il prefetto, c'era il sindaco di Campagna presente, c'era poi il sindaco di Serre, il sindaco di Eboli, azzardarvi: guardate, noi nel 2019 abbiamo avuto un incendio quasi simile a Battipaglia, sono arrivati gli schiumogeni da Bari, dall'aeroporto di Bari, e in poco tempo hanno domato l'incendio. L'ingegnere disse: lei faccia il suo lavoro, Lasci lavorare noi. Però purtroppo, dice, questi incendi non vanno trattati con lo schiumogeno, come a Persano non vanno trattati con lo schiumogeno, a Battipaglia andavano trattati con lo schiumogeno, non capisco il perché. Quindi abbiamo perso, l'incendio è stato completamente domato lunedì a mezzogiorno, abbiamo avuto un comunicato della prefettura, finalmente sono riusciti a spegnere l'incendio, stanno continuando ad interrarli, vale a dire mettere la ghiaia, mettere la sabbia su questi rifiuti che ancora che non fumavano più, ma comunque provenivano da quell'incendio. Quindi era quasi una settimana, sono 6 giorni di incendio, quindi è stato distrutto tutto. Non sappiamo in quei containers cosa c'era, perché sono arrivati 213 container dalla Tunisia, sono stati accantonati a Persano sotto sequestro, poi li hanno svuotati, li hanno messi sul terreno, chiaramente con delle foto che il sindaco di Serra ha fatto, dove c'era la guaina, c'era tutto, è stato messo a terra, sono rimasti altri 6-7 container da svuotare. È stata fatta a fine dicembre la procura di Potenza
ha dissequestrato i container, i rifiuti, quindi caratterizzati, non sappiamo se sono stati caratterizzati, perché all'inizio furono caratterizzati solo 30 container a Campioni su 213. Negli altri 180 cosa c'era? Sicuramente la SRA che aveva spedito i rifiuti in Tunisia dice i sigilli sono stati tolti, sono sicuri che sono i rifiuti che abbiamo portato noi, sono ritornati in Italia o ritornato altro materiale? Questo non lo sapremo, lo starà accertando la Procura di Potenza. La prefettura ci dice a lunedì se è stato spento il fuoco, l'area è sotto sequestro per cercare di capire se è un incendio doloso oppure un incendio spontaneo, un'autocombustione, visto con questo caldo che succede. Però quando l'incendio è appiccato, anche il materiale che stava nel terreno è andato a fuoco e quindi tutti quanti le barriere sono saltate, quindi non sappiamo. Io fui premonitore nel febbraio del 2022 quando dissi la Procura di Potenza dice che questi rifiuti devono andare in un posto sicuro per tenerli sotto controllo perché sono sotto sequestro, e disse quale miglior posto di Persano. Però io mi preoccupavo, dissi in un'intervista che è pubblica, ancora tengo copia, mi preoccupavo del pericolato perché è difficile che in una zona militare possa essere appiccato del fuoco. Il percolato sicuramente c'è stato perché mi hanno mandato delle foto, perché in quella zona c'erano i pastori che andavano a pascolare le pecore, cioè si andavano a raccogliere il fieno, andavano a fare il fieno per gli animali, e quindi vedevano questi rivoli di percolato che andavano al fiume. E questa è una cosa gravissima. Però nessuno si è preoccupato della regione di controllare che cosa c'era in questo percolato. Quindi a giugno, a dicembre sono stati dissequestrati i container. A metà luglio è stato fatto una gara di appalto per lo smaltimento, di portare questi rifiuti all'estero, perché erano rifiuti non da riciclare ma da incenerire oppure da seppellire, quindi non potevano essere per lo scarte, erano scarti della differenziata. E quindi a questo punto il trasferimento dei rifiuti doveva iniziare mercoledì mattina. Martedì sera alle 18.30 vanno a fuoco, guarda caso. I vigili urbani del mio paese, il giorno dopo, mi hanno fatto un rapporto dicendo che loro dall'ufficio hanno visto il fuoco alle 18.30. Si sono avvicinati perché pensavano che fosse un'azienda agricola che stesse vicino al fiume, faccio anche nome, Franco Vairo. Franco, scusami se mi ascolti, sta andando a fuoco l'azienda di Franco Vairo, sono corsi, arrivati là hanno visto che per fortuna non era di un privato ma erano i rifiuti dall'altra parte della sponda del fiume, perché sta proprio dall'altra parte della sponda del fiume, chiamano i vigili urbani, io tengo copie di questo verbale, chiamano i vigili del fuoco alle 19.02, i vigili del fuoco dicono ci dovete dare le coordinate precise. E i vigili dicono guardate, noi stiamo in una zona militare, non ci possiamo andare, allora ci dovete mettere in contatto con il comandante. Hanno chiamato i militari, hanno dato il numero di telefono ai vigili del fuoco, però nel verbale della prefettura, verbale conclusivo, i vigili del fuoco comunicano alla prefettura che la prima chiamata è arrivata alle 19.50. Quindi a oltre un'ora e mezza da quando realmente è stato appiccato o si è appiccato spontaneamente il fuoco. Quindi queste sono delle incongruenze. La schiuma non si può usare, 2 ore di ritardo, l'impianto antincendio non funziona, che cosa? Chi doveva vigilare? Sono tutte domande legittime. Però adesso dobbiamo purtroppo aspettare l'ASL, il Dipartimento di Prevenzione, che cosa ci dire? Cosa ci dice? Se realmente abbiamo avuto un danno sia biologico ossia materiale, allora a questo punto credo che sia realmente giusto attivare una procedura di risarcimento. Quello psicologico sicuramente c'è stato in ogni caso. Bisogna provarlo. Sì. Sì, io volevo solo un attimo leggere una nota che ci ha mandato Michele Conte Giacomo, chimico esperto di tematiche ambientali. Doveva essere presente qui questa sera ma non è riuscito a venire. Leggo solo questo testo un attimo e poi ti do subito la parola. Affrontare un'emergenza legata ad un incendio non significa solo spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile, ma per un tale evento si configura un complesso quadro composto da attività rutinarie, studi e monitoraggi protratti nel tempo,
Fin dal 30 luglio l'interpretazione dei dati analitici e i pareri tecnici che l'Agenzia regionale per l'ambiente, ARPAC, era tenuta a dare sono risultati difficoltosi, non per imperizia o altro, ma perché non esistono limiti di legge nazionali per la valutazione degli inquinanti organici persistenti. Ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come la Commissione degli Stati Federali per la Protezione delle Emissioni, preso come riferimento, si rifà ad esposizioni cronicamente prolungate nel tempo, un anno e oltre, e così ci rendiamo conto che la situazione espositiva legata all'incendio è completamente diversa, in quanto si tratta di un evento emergenziale tipicamente di breve durata. Purtroppo la normativa italiana prevede solo per alcuni composti un limite di legge e devono essere intesi come tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10, calcolata come media su un anno civile, quindi non immediatamente applicabile all'esposizione acuta per un evento accidentale, nel nostro caso doloso. Si è detto già tutto sull'elevata tossicità dei composti inquinanti sprigionati dal rogo. Oggi non esistono alternative per tutelare la salute pubblica. E allora le autorità amministrative competenti hanno l'obbligo etico e morale di perseguire il principio precauzionale ambientale, un principio legittimo applicabile ad un evento pericoloso come quello accaduto a Persano, di cui non si hanno conoscenze scientifiche certe sulle reali ricadute in termini di salute pubblica. Diciamo ai sindaci dei comuni interessati dall'evento doloso di proseguire nel piano di screening sulle diverse matrici ambientali per una mappatura puntuale e specifica dei livelli di concentrazione degli inquinanti. Ecco, c'era questa nota che volevo leggere. Ogni volta che l'ARPAC faceva, perché ci dava dei comunicati quotidiani tramite la prefettura, diceva: non essendoci una scala di valori di riferimento italiana, ci rifacciamo a una scala di riferimento tedesca, di valori tedeschi, quindi siamo nella Comunità Europea, quindi dovrebbe essere anche nostra. Quindi l'ARPAC ha fatto questi prelievi, ha dato degli esami, ha dato dei risultati. Bene, però aspettiamo, come giustamente dice il professore Conte Giacomo, dobbiamo vedere, dobbiamo monitorare. Per questo il Dipartimento di Prevenzione sta facendo questi monitoraggi, quindi la strada è quella giusta. Ci vuole la massima attenzione. Ci vuole la massima attenzione. Io, sentendo, bisogna sempre sentire due voci. Quindi fin quando abbiamo solo una voce che ci dà i valori, non sappiamo se questi sono reali. Ci dobbiamo per forza attenere, perché sono quelli. Se ci fossero dei valori diversi, fatti da laboratori diversi, li potremmo confutare. Però fin quando non c'è questo... L'idea di fare questo, Sindaco? Potrebbe esserci. L'idea di affidare noi come comune non ci possiamo affidare a un laboratorio privato, ci dobbiamo forse affidare a un laboratorio pubblico e ci dobbiamo forse affidare all'ARPAC. Allora, avvocato Luigi Gaudiano, poi sentiamo Alex Serratore, presidente del Forum dei Giovani di Altavilla, e poi voi amici del pubblico potete intervenire, vi avvicinate alla postazione e naturalmente vi do la parola, potete fare gli interventi che ritenete più necessari. Luigi, solo una cosa prima di darti la parola. Voglio ringraziare Alfonso Verruccio di Pagine del Cilento e Giancarlo Fedone che stanno curando questa diretta streaming. Siamo anche su Sud TV. E poi naturalmente più tardi ringrazierò tutte le testate giornalistiche, perché sono tantissime le testate giornalistiche che si sono occupate di questo problema, e noi siamo veramente lieti che ciò sia accaduto, lieti che se ne parli, non lieti per quello che è successo. Prego Luigi. Grazie Guido. Allora, io avevo delle domande, ma non perché le voglia fare al sindaco come capo espiatorio, ma è l'unica persona, istituzione in questo momento che può interloquire con le altre istituzioni. In realtà una ha già risposto, perché avevo un dubbio sull'appartenenza dell'area, pare che non sia militare, quindi sia della regione. Io parlo in termini ipotetici perché non ho nessuna facoltà e nessuna possibilità di vedere la proprietà. Il comandante del comprensorio Gravante ci disse: questa è un'area militare ma affidata alla regione da quando sono arrivate le roulotte. Ok, allora si aprono due aspetti giuridici e qui entra in gioco la procedura. Quando il corpo del reato, tra virgolette, quindi i rifiuti, non appartengono al proprietario dell'area, bisogna individuare il custode. Io
Presumo che in questo caso il custode non sia l'indagato imputato, perché se è stato... L'assessore a Bonavitacola, l'assessore all'ambiente, ci disse che il custode in quel momento era l'Avimea, cioè l'azienda che aveva vinto la gara, prima era Ecoambiente. Dopo che ha vinto la gara per lo smaltimento, erano stati affidati in custodia a coloro che lo dovevano smaltire. Quindi dopo il famoso decreto di smaltimento, l'ordinanza, dopo, che cosa era? Dopo la gara, dopo il bando di gara vinto da questa società, che è la Vimea, erano stati affidati a loro, quindi in custodia. Quindi abbiamo un custode dell'area e soprattutto un custode dei rifiuti. Sì. Ipoteticamente avremmo, tra virgolette, pure un responsabile per la mancata custodia. Per questo io mi ricollego alla procedura, perché non sono risarcibili solo i danni derivanti all'ambiente, sono risarcibili anche i danni derivanti dalla mancata custodia. Quindi se io ho la custodia di un bene e questo bene è sottoposto a sequestro perché è pericoloso, e nel caso di specie, perché molte volte i terreni vengono affidati ai proprietari, perché non vi è il pericolo imminente, non vi è il pericolo di urgenza. Se è stata affidata una società esterna, c'era il pericolo, quindi verrebbe da chiedere che cosa ha fatto la società, ma mi viene pure da chiedere se la società avesse accesso ai luoghi. È ovvio che faccio la domanda, ma non so se... Nel giorno mercoledì 31, quando siamo stati in prefettura, l'assessore Bonavitacola ci ha detto che la gara era stata vinta dalla Vibeco, che erano loro i custodi, e il prefetto la sera del mercoledì sera alle 17.30, sempre questa da un incontro pubblico alla prefettura del giovedì alle 14, ha detto che mercoledì sera il custode della dice: no, io vado via perché sono stanco, non ce la faccio più. A questo punto il prefetto giustamente ha fatto il pazzo: voi non vi muovete, chiamateli in fuori. Quindi sicuramente c'era un custode di quell'area. Sì, l'unica cosa che mi viene da chiedere è se possiamo pretendere come comune un monitoraggio più lungo nel tempo all'ARPAC, perché l'ARPAC è comunque un'istituzione regionale, se non ricordo male, giusto? L'ARPA, che è l'Agenzia Regionale di Controllo, quindi è la Regione Campania. Quindi controllore che controlla. L'ARPA ci continua a mandare tutti i giorni i comunicati, fa comunque controlli tutti i giorni, non solo in questo momento. Però diciamo che i fumi cadono con le prime piogge, ha piovuto ieri, ha piovuto oggi, quindi da domani in atmosfera c'è quasi niente. Qua c'è un chimico in sala, quindi è giusto che... mi può contraddire se è vero questa cosa. Quindi una volta che è piovuto, inquinanti non ce ne sono più nell'atmosfera, a meno che non arrivino da altre parti, questa dalle scie degli aerei, da qualche altra parte. Questo è per ringraziare Giovanni Russo, che è sopraggiunto. Grazie. Sì, allora Alex, sei un giovane, ma un giovane attento e presente, perché ricordo perfettamente che 2 anni e mezzo fa anche tu eri a Persano a protestare contro l'arrivo di queste ecoballe, e quindi hai seguito da sempre questa vicenda. Ecco, da giovane, tu che devi vivere questo territorio, tu che hai un futuro in questo territorio, quanto sei preoccupato per quello che è successo e per quello che può accadere ancora, perché a quanto pare le cose accadono senza problemi, cioè è molto facile che accada qualcosa qui, eh? Sì, allora io c'ero, innanzitutto c'ero non da solo, ma insieme a tanti ragazzi di questa realtà che è il Forum dei Giovani, alcuni dei quali sono presenti ancora oggi, altri non sono presenti perché non gli era possibile venire. Però innanzitutto permettimi di ringraziare l'avvocato Luigi Gaudiano per l'invito, e ringrazio anche a te per quanto con puntualità hai raccontato e seguito le vicende, sia allora che oggi. E grazie anche al sindaco, che oggi ci ha dato delle risposte interessanti, cioè che possono essere, secondo me, penso anche degli spunti interessanti per le procedure che si dovranno mettere in atto. Sicuramente sono alcune notizie delle quali io fino a questo momento non ero al corrente, quindi è bene che ci sia un momento come quello di stasera per fare chiarezza e per far emergere
quanti più dati possibili riguardo a quello che è accaduto. Perché, come diceva, come ricordava all'inizio Guido, a mio avviso, esercitare l'azione di diritto in questo caso non solo è legittimo, ma è doveroso proprio per far capire che noi ci siamo, cioè che esiste una cittadinanza attiva che si interroga, si fa delle domande e quantomeno pretende delle risposte. Risposte che chiedevamo 2 anni e mezzo fa, cioè noi quello che chiedevamo è, almeno come forma, noi facciamo un comunicato, cioè, ma quali sono i criteri con i quali è stata selezionata quest'area? Perché tra l'altro se ci si dice che è perché l'area militare proprio non è più... Vicino a un'oasi naturalistica, non lo dimentichiamo, Cioè quest'area, dico, veramente era la meno indicata sotto questo aspetto. Sia per le eccellenze della Piana del Sele, ma per tante cose, insomma. Però, Guido, questo qua è un tema, secondo me, molto interessante, che è la gravità di quello che è accaduto ci costringe a fare una riflessione, secondo me, ancora più importante. Perché quale può essere lo spunto che noi dobbiamo considerare da qua in avanti? È vero, sicuramente... Secondo me è stata una scelta sbagliata, secondo noi lo è stata una scelta sbagliata, però chiaramente a nessuno sarebbe mai venuto in mente di portare i rifiuti a Palinuro o a Capri. Perché? Perché sono delle zone in cui evidentemente c'è un discorso di carattere turistico e sono questi discorsi che con la Proloco, con le associazioni noi facciamo, perché ci crediamo in questa cosa qua. Sicuramente nessuno avrebbe mai immaginato che quei container sarebbero potuti essere messi a Palinuro o nel Parco del Cilento. Noi non ci facciamo parte del Parco del Cilento, avremmo potuto farne parte, non ci facciamo parte. Questo secondo me è un tema serio. Quindi il turismo è un bene da una parte che ci sia questo momento, perché ci permette un attimino di fare anche questo tipo di riflessione che, mi perdonerete se va un po' al di fuori rispetto a quanto abbiamo detto finora, è uno strumento che la cittadinanza, che la nostra comunità avrebbe e potrebbe, lo dico ancora, utilizzare come strumento, uno strumento che potrebbe utilizzare come antidoto a quello che sono i problemi dell'inquinamento. È un modello di sviluppo che noi dovremmo fare nostro, perché fino a questo momento, purtroppo non oggi, non negli ultimi 2, 3, ma nella nostra storia, Non abbiamo ricreato, non abbiamo ricercato. Secondo me questo è il momento per finalmente avviare questo tipo di riflessioni, perché è importantissimo. Secondo me il nostro territorio deve riflettere su questo tipo di opportunità. Cioè, vogliamo fare un'analisi critica, al di là di tutti gli aspetti giuridici che sono stati sottolineati, che sono importantissimi. L'analisi critica da fare, secondo me, è questa. Cioè, capiamo come e se il turismo ad Altavilla, per me non c'è altra strada, può diventare una forma di tutela. E attenzione, questo va oltre l'aspetto dell'ambiente, va oltre l'aspetto dell'ambiente, perché in generale un certo tipo di turismo, secondo noi, va a migliorare in tutti i modi, in tutti i sensi, la vita dei residenti. È inevitabile, perché non solo porta economia, ma appunto... permette una... sì, ma sono valori aggiunti su tantissimi piani. Uno tra questi è quello ambientale. Solo una precisazione, Guido, sei stato precisissimo, però l'unico giovane non è lui, solo lui, questo te lo volevo dire, giusto per un po' di ironia ci vuole. No, hai ragione, hai ragione. Io sono diversamente giovane. Comunque... adesso metto un appunto ad Alex. Giusto, Alex, tu che vivi queste zone hai fatto un'osservazione giusta, ma un turista dice è successo a Serre, non ad Altavilla, senza sapere che i più colpiti siamo noi, perché stiamo a poche centinaia di metri dal sito. Un discorso più ampio. Io tempo fa in un convegno elettorale dissi che c'erano dei rifiuti interrati ad Altavilla. Sono stato anche ascoltato dai carabinieri, ma non ho saputo più niente. Quindi... Li hanno trovati, ma questi qua sono più recenti. Da noi si parla di fine anni 2000, inizio anni 2000, quindi è stata una cosa più recente, fine anni 90. Quindi purtroppo più che vigilare noi non possiamo fare.
diciamo che da tempo non vediamo più camion sospetti circolare di notte, non vediamo più sversamenti illegali, se non come succede purtroppo con le aziende agricole, che capita, può succedere. Però nelle zone vicine succede, è successo a Rocca d'Aspide, abbiamo avuto i rifiuti a Persano perché era un sito sicuro. Quale miglior sito sicuro in una zona militare? Questo qua l'abbiamo, questa l'abbiamo. E la cosa più strana, che dicevano i Vigili del Fuoco, non abbiamo i dispositivi di protezione per i fumi in questo momento per dargli ai nostri militari, ai nostri Vigili del Fuoco, che ringrazio perché hanno fatto un lavoro enorme. Ma sappiamo che i nostri militari fanno le guerre batteriologiche e hanno tutti i dispositivi. E fino a mercoledì, fino a giovedì, non hanno voluto che i militari potessero accedere a quell'area. Quindi soltanto i Vigili del Fuoco potevano accedere. I militari hanno messo a disposizione delle pale meccaniche, delle ruspe, per smassare i rifiuti, perché i rifiuti andavano smassati e coperti con la ghiaia. Quindi abbiamo perso ancora ulteriore tempo. Aspettavamo che questi rifiuti si spegnessero da soli, e questa è una cosa grave. Allora, se si può avvicinare gentilmente, chiedo questo per una questione di ripresa. Ah, prima l'intervento. Scendo giù. Sì, allora, prego. Allora, buonasera a tutti, grazie a Luigi per aver organizzato questo incontro, che credo, al di là della possibilità o meno di poter avere un risarcimento, è importante, è fondamentale per la sensibilizzazione di tutti quanti noi verso... Sergio, forse non funziona, scusa. Prova, ecco, adesso funziona pure troppo. Sì, stavo dicendo, ringrazio Luigi per aver organizzato questo incontro di questa sera, non tanto dal mio punto di vista per avere la possibilità di eventuali risarcimenti, ma più che altro per aumentare quella che deve essere la sensibilità di tutti noi verso le tematiche ambientali, che dal mio punto di vista è ancora troppo bassa. Dal mio punto di vista noi come lo Stato, noi siamo lo specchio dello Stato, siamo ancora troppo diciamo distanti da quello che dovrebbe essere la sensibilità verso queste situazioni, e noi dovremmo essere i primi vigili dell'ambiente, anche banalmente nel segnalare. A me è capitato qualche volta di beccare delle persone che banalmente buttavano rifiuti per strada. Mi ricordo, c'era mio figlio piccolino, mi sono fermato, c'erano due anziani con le buste in mano vicino Madinella che allegramente andavano a buttare questi rifiuti. Mi sono fermato con la macchina, ho abbassato il finestrino e ho detto: ma non vi fa un po' schifo quello che state facendo? Questo signore ha balbettato qualcosina, si è ripreso le buste, è andato in macchina, evidentemente poi le avrà buttate da qualche altra parte, però devo dire, dal mio punto di vista c'è una sensibilità troppo bassa dell'Italia, del sud in particolare, verso la problematica dei rifiuti. Per cui aumentare la sensibilità, e questo incontro di stasera è sicuramente, può essere utile anche per questo, è importante. Per quanto riguarda Persano, anche io, come tutti quanti, la maggior parte di quelli che sono presenti qua stasera, eravamo all'incrocio di Persano quando si era prospettata l'ipotesi che potessero arrivare queste ecoballe. Sapevamo che era una bomba ad orologeria, sapevamo che prima o poi poteva accadere quello che è accaduto. Io non credo nell'autocombustione, è un evento veramente rarissimo l'autocombustione, per cui c'è stata una manina che sicuramente avrà fatto il guaio. Si capirà poi, spero che la magistratura capisca per quale motivo. Ci sono sicuramente degli interessi economici dietro, ma sicuramente si risalirà a questo, insomma, qualcuno che doveva prendere l'appalto per lo smaltimento, qualcosa del genere verrà fuori sicuramente. Per quanto riguarda l'evento in sé, come giustamente diceva il sindaco, noi siamo stati un po' graziati dal vento che ha spinto il fumo lontano da noi. Questo non significa che non abbia fatto danni in altri posti, però in qualche modo ha disperso un pochettino quelli che erano gli inquinanti.
Peggio sarebbe stato se avesse piovuto, perché là avremmo avuto le piogge acide, per cui tutto quel marciume sarebbe entrato nel terreno e quindi in falda, e avrebbe creato un casino ancora peggiore, ma questo insomma è soltanto, come dire, una caramella che addolcisce una cosa gravissima che è accaduta. Dal mio punto di vista dobbiamo tutti quanti insieme essere vigili, attenti e pronti a fare barricate, barriere, a insegnare ai nostri figli il rispetto per l'ambiente. A scuola io insegnerei meno storia della preistoria, più educazione civica, più attenzione verso questa cosa. Quindi ringrazio ancora Luigi per questo evento, e ripeto, la sensibilizzazione verso gli aspetti ambientali, noi siamo ancora lontani dall'essere al punto giusto, quindi fare eventi del genere è importante, e mi auguro che se ne possano fare anche altri, ma non in relazione, diciamo, ad altre tragedie come quelle che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda l'eventuale risarcimento, dal mio punto di vista, io sono chimico come laurea, anche se non faccio il chimico da 20 anni, quando l'ho fatto per un po' di tempo facevo polimeri, come dire, dal punto di vista chimico quello che è successo nel nostro comprensorio specifico non dovrebbe avere grossi diciamo impatti, perché c'è stata una dispersione del materiale inquinante. Niente, questo è. Grazie Luigi. Grazie Sergio Di Masi, consigliere. Io sì, prego, puoi venire qui. Sì, volevo soltanto dire una cosa. Io abito a 300-400 metri, abito a Borgo Cariglia, a 300-400 metri in linea d'aria dal rogo che si è sviluppato, e posso dirvi che ho avuto problemi alla gola, bruciore agli occhi, gli occhi si sono arrossati, la mia famiglia non riusciva a respirare, ho due ragazzi, siamo dovuti scappare via. Quindi i problemi ci sono stati ed è stato tutto molto grave. Pronto? Solo per presentarmi, scusate la voce, ho un po' la voce bassa, sono Carlo Moscarello di Eboli. Sono stato amministratore del comune di Eboli per 12 anni, sono stato presidente dell'unità sanitaria locale numero 55, tra cui anche Altavilla, questo nel 1983, 40 anni fa, 78. Io ho apprezzato l'invito che mi è stato fatto recapitare, perché ho capito che questo era il momento. Ho capito che questo dibattito era un dibattito interessantissimo, in quanto parlava prevalentemente di compensazioni. E il problema della compensazione per danno ambientale è un problema reale, che io dico che andava discusso già prima, quando abbiamo fatto le barricate, prevedere che ci potesse essere un danno di tipo ambientale. Si fa così, le cose si stabiliscono prima, perché il deposito di ecoballe certamente non migliora quella che è la situazione ambientale, lo può solo peggiorare, per cui ci sta un criterio che è preventivo, per dire se c'è un danno ambientale che cosa succede in quest'area. Sarà di natura territoriale, sarà di natura economica, sarà di natura ripristino ambientale, cioè ci sono diversi sistemi di compensazione ambientale, perché ci sta una esternalità negativa dal punto di vista economico, negativa dovuta a un intervento dello Stato e della Regione, che se è negativa va riconosciuto alle comunità locali. Detto questo, io direi che la discussione di questa sera sulla storia di quello che è avvenuto, diciamo, è una questione di secondaria importanza per quanto mi riguarda. La questione reale era che io vedo
tutte le condizioni per chiedere un ristoro, una compensazione, perché il danno ambientale c'è stato e come, quindi è una questione politica, non giuridica. Cioè le questioni giuridiche, quando c'è la politica in mezzo, sono di secondo piano. Cioè i dati dell'ARPAC sono limiti della scienza che mette, che oltre i quali non c'è danno, ma prima di quelli ci sono i danni. Cioè voglio dire, non bisogna raggiungere un valore di un danno. L'ARPAC ci dice 10 mg di questo e per noi va bene, rientro dentro i limiti. Ma se stiamo a 5, è la stessa situazione di prima? Certamente no, certamente no. Per cui i danni ambientali, anche se non superano i limiti, ci sono stati e su quelli bisogna chiedere la compensazione per danno ambientale. Grazie. Questo lo può fare qualsiasi comune, lo può fare oppure l'insieme dei sindaci delle zone che sono state coinvolti in questa questione. Poi le questioni giuridiche saranno gli altri che ci dovranno dire se è giusto o no la richiesta che dobbiamo fare. Noi possiamo chiedere il ripristino? No, perché ripristinare l'ambiente di prima non è possibile. E quindi siamo in una... ma possiamo chiedere una ristorazione a quelli che hanno avuto danni dal punto di vista economico, primo, poi si decide quale tipo. Difatti pensavo che la discussione questa sera vertesse su questo. Si può chiedere una ristorazione dal punto di vista delle opere pubbliche. Poi sentiremo l'avvocato Gaudiano. Io ho fatto su pure l'assessore alle opere pubbliche a Eboli con Gerardo Rosaniglia, con tutti e due i mandati. Ma si può chiedere una ristorazione rispetto a quelle che sono le esigenze reali? Cioè la ristorazione è un fatto dovuto, c'è una normativa, una direttiva, c'è mi sembra la 35 del 2004, che parla delle compensazioni a causa di danni ambientali. Noi dobbiamo fare questa richiesta, saranno gli altri a dire se abbiamo titolo. Grazie. O no ad averlo. Grazie per questo intervento. Prego. Carmine Cocozza, Associazione Radici, già sindaco di Auletta. Sì, intanto grazie a Guido e grazie a tutti voi, grazie al sindaco. Noi diciamo delle cose di merito, forse saremo scomodi. Avremmo immaginato che c'erano almeno 5.000 persone questa sera. Perfetto, io sono a fianco a lei, sindaco, però perché dico questo? Perché se si guarda solo ai social sono migliaia quelli che dicono mi piace o non mi piace, faccine arrabbiate, quando poi bisogna metterci la faccia ed essere presenti in un luogo. 2 anni e mezzo fa, io come presidente di Radici, ed intervengo per questo, solo con 3 soci, ma con 3 soci fisicamente venimmo a darvi man forte, perché sentivamo il vostro afflato, che era anche nostro, la vostra difficoltà. Non a caso arrivavano anche i containers che erano partiti da Polla, vicino a noi. Chi vi parla di Auletta, ma i nostri soci sono di Buccino, Sicignano, sono di 41 comuni, circa 400 persone. E quindi io penso di intervenire come merito e, sindaco, sono preoccupato. Lo dico perché lei è l'unica filiera istituzionale presente. I rifiuti e l'ambiente e l'acqua, avrebbero detto dei vecchi contadini, l'acqua non ha le corna, si infila ovunque. Quindi non la puoi reggimentare, ma pure l'aria non la puoi reggimentare. E sentire il sindaco che ottimamente ha detto le cose in prefettura, ne sono convinto, che stanno monitorando un raggio di 3 chilometri dall'epicentro. Io ho guardato i miei soci, Mario e Pasquale, ho detto ma noi che siamo venuti da Buccina, Auletta, eccetera, e abbiamo sentito un odore un poco acre, certamente non erano odore rose che sprigionava quel fumo, no? E beh, ma poi sentire che qua siamo monitorati a 3 chilometri, oltre a dire noi siamo solidali a voi, possiamo dire che siamo anche noi preoccupati?
perché se non diciamo questo finiremo, perché ognuno di noi starà nel suo piccolo territorio, nella sua piccola patria. Lei ha detto bene, Sindaco, quando geograficamente le cose si vedono da lontano, la Campania è fatta da 551 comuni, per cui se quel sito ricade giuridicamente nel comune di Serre, dice ma Serre ha avuto quel problema, no, l'hanno avuto centinaia e centinaia di comuni. Anche un mio paesano, un suo paesano che risiede a Milano, ha acceso la televisione, ha visto quel logo e ha detto Madonna, ma che sta succedendo? Tenete presente che Altavilla Silentina, parlando di questo logo, mi piace dire che nella vicina Val d'Agri, io un giorno ad Atena Lucana ho sentito un contadino piangere letteralmente perché ha detto le nostre mucche non mangiano più i foraggi dei nostri terreni, perché la mucca, là c'è l'estrazione del petrolio, la mucca invece di chi parla solo con me, noi come esseri umani ci adagiamo a tutto, no? Gli animali invece no, se sentono un cattivo odore non bevono, se sentono un cattivo odore non mangiano. Quindi quel contadino disse a me mancano 3 anni per andare in pensione, compro il foraggio nelle vostre zone perché devo tenere le mucche, perché devo pagare i contributi. Quel grido d'allarme, io che ero di Auletta, disse ma la Val d'Agri quanto è distante? E allora capii che l'altro ero io. Perché sono venuto qua stasera? Per stare a fianco a voi, perché 2 anni e mezzo fa molti di voi e anche noi, solo 3 persone, dicemmo fisicamente questi rifiuti non li vogliamo. L'avete detto voi, l'abbiamo detto noi, anche se eravamo pochi. Ma adesso, e arrivo alla conclusione per le cose che vorrei dire remerito, siamo preoccupati se c'è un ente che ha, diciamo, lo diceva forse l'avvocato, solo lo Stato ha la tutela ambientale. Però poi vi sono le regioni e sarebbe bello capire, chiedere alla regione, questa è una richiesta politica, mentre i carabinieri fanno la loro parte, la procura eccetera, la regione pensa di estendere il raggio di osservazione da 3 chilometri e venire anche da noi? Ma faccio il secondo esempio prima di arrivare alle conclusioni. Nelle aree industriali sorte dopo il sisma, quando l'Italia ha scoperto che c'era un'Italia minore dopo 3.000 morti, ha costruito delle aree industriali, le ha affidate all'ASI di Salerno, impropriamente, un passaggio dal Ministero del Lavoro all'ASI di Salerno, e noi che siamo indigeni, cioè indigeni di quel luogo, non siamo indiani, no, di quel luogo, non hanno toccato palla gli amministratori locali, quindi hanno messo industrie nocive, che non sta a noi a dire quanto nocive, ma oggi che siamo consapevoli, anche se non siamo più giovani, ma è l'anagrafe che dice chi è giovane, Alex è nel mio cuore, io ho 3 figli abbastanza giovani uomini, ma secondo me si può essere giovanissimi a 110 anni, soprattutto se ci si arriva in salute, senza attacchi ambientali, perché mi piace fare questa la terza considerazione che faccio. Il sindaco di Altavilla è un bravo sindaco e anche medico, sa che tutti quanti il bollettino Istat quando si trapassa, si muore, si va compilate nell'80%, se non il 90% si scrive arresto cardiocircolatorio, e quella è la morte. Mia moglie è medico. Però sarebbe bello, dico io, quale malattia l'hanno portata che il cuore ha detto basta, mi arrendo. Forse un tumore alla prostata, forse ai polmoni, forse qualche altra cosa. Ecco, chiedere allo Stato, e mi arrivo a concludere, Guido ti chiedo scusa, chiedere allo Stato, che è il riferimento di tutti quanti noi, puoi scendere più nel particolare e pensare che le aree interne sono occasione di sviluppo e non di occasioni per portare queste cose. Alex ha ragione. Noi non dobbiamo chiedere solamente un turismo, che è una panacea che va bene per tutti quanti. Dobbiamo chiedere attenzione, Alex. Attenzione. Dobbiamo avere servizi. Sono preoccupato se un'area che è demanio dello Stato, demanio militare, viene considerato qualche altra cosa perché là c'erano le roulotte. Alex,
Il terremoto è stato nel 1980. Io tenevo 16 anni, facevo parte di comitati popolari per il terremoto. Cioè, scopro oggi a Altavilla Silentina che quell'area in cui ci sono state portate le roulotte anche dei nostri paesi, quando dalle tende portarono le roulotte, no? Ve le ricordate? Forse qualcuno che ha 60 anni se le ricorda. Oggi è stato utilizzato per mettere questi rifiuti e per dire... E ci sono ancora roulotte, mi dice il sindaco, sono contento. Poi dice, guardate, è vero che è demanio militare, zona militare. Qua i sindaci non toccano palla, direbbe qualcuno in gergo calcistico. Però era già affidato alla regione per le roulotte. Allora la prima domanda, questa si può fare? Io lo dico all'ottimo avvocato Gaudiano. Si può chiedere alla regione, regione, ma tu in 40 rotti anni che hai in gestione questo sito, cosa hai pensato di farci? Perché se lo hai in gestione, non lo hai in proprietà, ma la gestione significa qualcosa. Perché, chiudo, noi dobbiamo fare, se vi sono altre associazioni ambientaliste, dobbiamo fare una consulta di questi territori. Noi vi proponiamo, il terzo sabato di ogni mese lo facciamo itinerante a Castelluccio, a Buccino, tutte le associazioni ambientaliste che ci stanno. Serve perché se dobbiamo pagare un avvocato, per esempio Michele Conte Giacomo, uno dei nostri consulenti, io lo amo letteralmente perché è un competente ed è persona per bene e persona seria, vorrei che si capisse che se attaccano Altavilla Silentina attaccano pure Adana Lucana, Buccina, Auletta, perché non si può pensare su una mappa dei 551 comuni che si mettono insieme 100 capi tribù e oggi li chiamano sindaco. Una volta il sindaco significava difensore, cioè difendeva quel villaggio e poi è stato chiamato sindaco, perché il sindaco è quello che difende il villaggio. Io lancio qua, se vi sono associazioni contattateci, WhatsApp serve per questo, non solo come sfogatoio, ve lo dico con affetto, no, per dire buongiorno, doccia time e qualcosa, noi vi siamo a fianco e siamo preoccupati anche per la nostra salute, forse qualcosa da qua, Guido, è arrivato pure a noi. Grazie, buon lavoro. L'aria non conosce Guido, confini. Guido, scusami. Sì, e quindi... Prego, sindaco. A pensare male si fa peccato. La regione può mai agire contro se stessa? Purtroppo. No, prego, si può presentare? Sì, La Rocca Enrico di Eboli, sono venuto con Carlo Muscariello, che tra l'altro è stato anche presidente dell'ASL di Eboli, quindi la sa lunga su certi argomenti. Ringrazio il sindaco, siamo venuti da Eboli perché lei viene spesso a Eboli anche a fare le marce, è uno dei pochi sindaci presenti. No, sarò velocissimo. Sono breve. No. Mi rivolgo a Alex. Certo, mi rivolgo a Alex, ti interpreto come alunno perché io sono un insegnante di scienze motorie di sostegno, ho a che fare con la disabilità, i casi di disabilità di autismo sono cresciuti tantissimo, si parlava di infarti che è la prima morte, io sono un cardiopatico quindi la so bene che significa. La disabilità è cresciuta tantissimo dagli anni 80 in poi nella Piana del Sele, Battipaglia era invasa fino a 5-6 anni fa, poi grazie alla Francese come sindaco, tutti gli olezzi che sentivano e che venivano dal CDR sono stati eliminati. Mentre il sindaco diceva che non ce n'erano olezzi, il sindaco di Battipaglia asseriva il contrario. È riuscito ad avere finanziamenti perché si è opposta alla regione e lottando duramente, lei, non quello di Eboli, è riuscito ad avere finanziamenti affinché il CDR fosse perfettamente funzionante e non ci fossero più fumi dannosi per la città di Battipaglia. Alex, quanti anni hai, scusami? 21. Eboli, parliamo, sarò velocissimo, della storia delle discariche di Eboli, tu non hai proprio idea, le cave hanno fatturato tantissimo e poi le hanno riempito di immondizie, anche di, probabilmente, rifiuti tossici, che noi non sappiamo, ma è molto possibile, dato che, parlando di disabilità, figli deformi, autistici e tante neoplasie in Battipaglia,
Eboli ha due cave che poi sono state adibite a discariche. Salerno alla fonderia Pisano, che volevano spostare a Buccino. Si sono, come si dice, opposti duramente, molto duramente. Per il momento l'hanno vinta, perché gli scarichi di una fonderia sono danosissimi. Andiamo vicino Caposele, sversiamo nel Sele e ce lo ritroviamo di nuovo a mare, tutto quello che è inquinante. Quindi le fonderie, le discariche che ancora ci sono, questo è un pretesto, sindaco, per parlare di tutta la piana del Sele, come avete già detto voi, e chiaramente l'ambiente per tutti, noi ci dobbiamo pensare tutti insieme. Perciò quando lui viene e viene a rappresentare Altavilla Eboli, lo stesso facciamo noi per voi, anche se, scusate, forse invadiamo il vostro tempo. Quello che è stato detto prima, che interessa Altavilla, interessa anche noi, è un discorso generale, è una questione anche di scuola, l'ha detto precedentemente il signore che è intervenuto prima, però spesso c'è da parlare sempre di altro e mai di quello che veramente serve all'ambiente. L'ambiente probabilmente lo sensibilizzano le multinazionali con i pannelli, le pale eoliche, che distruggono il tuo ambiente. Su Albanella, Altavilla, l'ambiente è deturpato dalle pale eoliche, quindi neanche vanno bene come un inquinante visivo, e non siamo ancora vicini alla soluzione. La schizofrenia più grande si è raggiunta con Coda di Volpe, che era un depuratore, pensa il paradosso, riempita con l'immondizia e oggi rimossa, e per cui Coda di Volpe è diventato di nuovo un depuratore di acque funzionante. Ancora devono finire gli allacci. Altro paradosso, l'oasi di Serre, ancora una volta discarica, ancora una volta discarica qua nelle oasi. Tu parli di turismo, ma come lo fai? Parlo a te perché tu sei il futuro. E allora, come avete già detto, non dico nulla di nuovo, pensiamo le cose insieme. Grazie. Grazie, grazie per questo intervento. No, bisogna pensare tutti insieme, anche perché l'unione fa la forza, non per dire delle frasi fatte, e poi, come dicevo prima, sono problematiche che interessano tutti. C'è un'altra persona, sì, un attimo solo, c'è un'altra persona che si è sempre occupata di problematiche ambientali, ha sempre lottato e continua a lottare. Si chiama Mimmo Santoro ed è qui, presidente Proloco Albanella, e io vorrei sentire anche un tuo parere su quanto è stato detto fino adesso. Ti ringrazio intanto di avermi coinvolto e di avermi fatto venire, perché quando ho letto la promozione di questo intervento, di questa iniziativa, ho detto voglio andare ad ascoltare, perché credo che ci sia bisogno ora più che mai di rafforzare una società. Avvocato, il nostro problema è cosa possiamo fare rispetto a un mondo come quello che purtroppo ci viene proposto dal mondo della politica, ci mette un muro di impossibilità. Parto un attimo da una piccola esperienza avuta, che per me è abbastanza grossa. Noi abbiamo avuto un problema su Capaccio, doveva nascere il sito di era un sito di biomasse. Grazie a 5 persone, tra cui c'era anch'io, c'era il buon Guido, venne anche il sindaco sicuramente, ma gli organizzatori eravamo, c'è il buon Bruno qui dietro, Bruno Vecchione, ciao Bruno. Cosa abbiamo dovuto fare però, avvocato, cosa che è fondamentale? Abbiamo fatto un'osservazione, abbiamo detto il mondo della politica ha dei limiti, perché ha anche degli obblighi, tra virgolette. Allora abbiamo bisogno di coinvolgere il terzo settore, c'è quello che sostanzialmente poi è il sociale. Solo in questo modo siamo riusciti, dopo mesi interi di coinvolgimento del terzo settore, delle scuole e poi del buon Zugbriegel, ad ottenere un grande risultato in quell'area. Ora quello che è successo qui, io mi permetto di ricordarmi che avevo 35 mg di cortisone quel giorno, ho partecipato anch'io alla manifestazione per non far arrivare le ecoballe qui, cioè i tir. Però mi rendevo conto di come fosse già tutto deciso, e questo mi preoccupa, perché evidentemente ci sono delle scelte politiche già fatte, cioè qualcuno le ha già fatte in questa direzione. E l'unica riflessione che io faccio è, e lo chiedo anche all'avvocato, quali sono gli strumenti per poterci difendere? Penso.
Io abito a Matinella, frazione di Albanello. Qui so che ci sono le opposizioni, fra l'altro, dell'amministrazione, tutte e tre mi sembra che siano presenti. Da noi stanno nascendo, credo si sia avviato da poco un sito, un altro sito nascerà fra un po', e molto spesso io mi chiedo come mai vengano scelti dei luoghi per poter far nascere certi tipi di attività. Come possiamo difenderci? Questo è un grande problema. Se l'ARPAC purtroppo spesso ci dà, come dire, delle perplessità, signor Sindaco, l'ha detto anche lei, perplessità, diciamo così, noi quale strumento abbiamo per poter fare in parallelo un controllore che possa dare poi suggerimenti? Questa è un'azione necessaria che noi dovremmo fare. È possibile, e adesso mi rivolgo anche alle minoranze del comune di Albanella, è possibile ad esempio sul nostro territorio fare un controllo preventivo dell'aria per poter poi monitorare successivamente durante l'arco del tempo lo stato di quell'aria per poter poi effettivamente mettere in evidenza se ci sono dei cambiamenti e se ci sono dei cambiamenti far intervenire immediatamente. È possibile questo? Quello che abbiamo fatto a Capaccio, sai, caro Guido, fu un'operazione importantissima perché noi chiedemmo all'epoca al sindaco di mettere all'interno di un regolamento del comune, considerato che noi non possiamo bloccarle queste iniziative, cioè noi non abbiamo nessuna forza perché è deciso, abbiamo però la possibilità noi comuni di dire potete venire, però noi abbiamo delle regole semplicissime. Faccio l'esempio per quanto riguarda quello sito delle biomasse, abbiamo fatto scrivere che una delle necessità è che un sito del genere può fare soltanto chi è nel mondo dell'agricoltura. Non solo, strade di accesso devono essere di un certo tipo, ma soprattutto puoi garantire in caso di dismessa del sito una polizza fideiussoria che garantisca il ripristino dei posti stessi. Del posto stesso. Questi elementi ovviamente sono una forza che i sindaci possono dare ai propri comuni, perché sono preventivi. Dicono, ok, voi venite, perfetto, noi possiamo dire di no, però adesso abbiamo bisogno di avere delle garanzie. Queste sono delle armi, le possiamo utilizzare, avvocato? Provo a rispondere. Una delle domande che ho fatto al sindaco, ovviamente perché è l'unica istituzione che in questo momento può interagire con le altre, è quella di chiedere di monitorare di più e magari, come dicevano gli altri, non solo nei 3 chilometri a largo spettro, credo che lo possa fare anche il comune, però sulla validità dell'accertamento ho dei dubbi perché se non c'è un procedimento penale bisogna fare un incidente probatorio in un procedimento penale che quella deve essere prova. Però, visto che ci dobbiamo tutelare, probabilmente potremmo analizzare anche dalla nostra parte. Io non so se il sindaco o l'amministrazione ha degli strumenti per poter valutare la qualità dell'aria. Poi ci sono degli esperti che sono i chimici, io non lo sono, che magari con le piogge si abbatte di tanto quello che è l'inquinante nell'aria. Però sicuramente qualcosa la dobbiamo fare. La questione regolamenti, inserire delle clausole, quelli sono deterrenti, io li vedo come deterrenti, quindi se vuoi venire ad investire sul mio territorio mi devi dare delle garanzie, chi non ha queste garanzie oppure non vuole attenersi a determinate regole dovrebbe avere questi regolamenti come deterrenti. Però voglio incentrare un aspetto fondamentale, è stato colpito diciamo, da il signor, non ricordo il nome, ex amministratore mi pare del comune di Eboli, l'indennità compensativa, il ristoro compensativo per aver depositato in un'area protetta, questo sì, però il problema è un altro. Oggi, io, per quanto mi riguarda, è la tutela alla salute. Allora, noi abbiamo, lasciamo stare il reato ambientale che è perseguibile, la legittimazione attiva dello Stato ed è perseguibile d'ufficio, lasciamo stare le questioni giuridiche. Guido ha detto che è accusato, che cosa possiamo fare adesso? Noi possiamo dimostrare di aver avuto un danno ulteriore rispetto a quello ambientale. Ci sono state delle patologie, ci sono state delle persone che hanno avuto un problema, certifichiamole perché le dobbiamo certificare. Noi non siamo
Io non sono un profeta, non so che cosa è successo alle persone. Un imprenditore ha dovuto, che ne so, ha avuto un mancato guadagno perché hanno disdetto. Posso guardare anche il lato semplicemente economico, perché le persone lavorano per portare a casa un guadagno. Che cosa possiamo fare adesso? Un'impresa agricola che si è vista disdire le ordinazioni, perché le notizie comunque viaggiano, soprattutto quelle cattive. Quindi quando succede una cosa a Salerno, Napoli, succedono, terra dei fuochi, non è solo Napoli, quindi le notizie cattive viaggiano. Se c'è stato un danno, oggi ci dobbiamo difendere. Il dibattito di questa sera è improntato proprio a questo. Io non ho le risposte a tutto, io ho semplicemente domande in questo momento e posso dire che cosa possiamo fare in un eventuale procedimento. Il risarcimento è un termine improprio, perché nessuno credo che qui sia interessato al risarcimento economico. Risarcimento morale sì, non si dovevano avere, dovevamo avere più forza, noi li dovevamo bloccare fisicamente. Giustamente noi ci abbiamo provato, io venni con il trattore, perché mio padre è imprenditore agricolo, la vedo qua dei giovani imprenditrici agricole che sono sempre in prima linea insieme ad Alex per le battaglie di Altavilla. Le voglio onorare, sono la tenuta vecchio che hanno continuato l'attività del compianto padre e sono un fiore all'occhiello della realtà altavillese. Quindi noi ci siamo sempre stati, loro ci sono. Quello che possiamo fare adesso è chiedere tutela e chiedere chiarezza. Dobbiamo agire, sono qua, qualsiasi forma troveremo. C'è un altro collega in platea che chiede la parola, il quale è preparatissimo. Sono già in tre o quattro ad averla chiesta, quindi adesso vediamo. Però ti pregherei di dare la parola a Tommaso Enrico, il quale si è sempre speso per i problemi al Ho letto anche tante cose di Tommaso. Grazie. Allora. Spero prego. Di essere stato. Poi c'era anche Giovanni che voleva intervenire, giusto il tempo, e c'è anche. E anche la signora, sì. Quindi facciamo interventi magari più brevi in modo che diamo la possibilità a tutti di parlare. Prego. Io voglio esprimere una preoccupazione facendo una domanda. Perché esistono le ecoballe? Le ecoballe esistono perché a un certo punto, 30-40 anni fa, si è cominciato a capire che l'immondizia non si può bruciare, non si può mettere in discarica e ci è voluto tempi tecnologici per capire che cosa farne. La tecnologia è più lenta della nostra capacità di produrre rifiuti, per cui noi continuiamo a produrre più rifiuti di quelli che possono essere trattati. E questi rifiuti si cerca di stivarli, si fanno queste ecoballe, si chiamano, in attesa un domani di avere la tecnologia per smaltirle, come se fosse una sorta di ibernazione, no? Poi l'abbiamo mandati, per esempio, in Tunisia, diciamo, vi paghiamo, voi avete il deserto. Pensate che i tunisini hanno detto, tenete a vella, non ce le vogliamo seppellire nel deserto. Noi, paese povero, teniamo questa dignità. Le ecoballe continueranno a esistere e poi si bruciano sempre, perché se fate una ricerca sono tantissime queste bruciature. Ma complimenti per l'iniziativa del risarcimento, che sicuramente è utile, perché pure se io devo tenere chiusa la finestra per un'ordinanza sindacale per 2 giorni, pur un danno ho avuto. A noi non ci interessa arricchirci, ci interessa stare dentro la questione, quindi complimenti, un'ottima idea per essere presenti sul lato processuale. Ma mo la domanda è questa. Il fatto che sono state bruciate le ecoballe, vi chiedo a voi cittadini che ci seguite, significa che abbiamo già dato e quindi la prossima volta le mettono da un'altra parte? Il prossimo inceneritore, quando troveranno come fare per inceneritore, lo mettono da un'altra parte? La risposta è no, la mettono un'altra volta qua. Perché questo è uno dei cessi della Campania. Non è l'unico, ma è un paese che non fa il piano urbanistico comunale. 2 volte ci ha provato, 2 volte è stato bocciato. Taglia i boschi per fare cassa. Tiene un castello medievale in abbandono, una scalinata storica coperta col catrame e giustamente la realtà è questa. L'ambiente, noi dobbiamo, quando lui fa questo intervento, questo giovane, detto questo giovane entusiasta però non capisce. Prego, sindaco. Mi dispiace che vi sentite toccato, ma quello che dobbiamo fare è capire...
è capire qual è la nostra possibilità di agire. Io come cittadino cosa posso fare? Perché se ci dobbiamo tutti quanti lamentare della regione, a una parte le deve mettere queste. Allora quello che io voglio dire, se posso parlare, sindaco, perché io chiedo la collaborazione con voi, io non sono polemico, io sto esprimendo una preoccupazione, non è questione di presenza, è questione di argomenti. Perché continuo a farvi una domanda? Ma non sto criticando l'amministrazione, vi sto pregando di aprire un dialogo, una collaborazione su una necessità che abbiamo come cittadini. Sindaco, noi abbiamo fatto, cari concittadini, ve lo dico col cuore in mano, non voglio fare nessuna polemica, abbiamo cercato di fare un convegno sul piano urbanistico comunale. E parte col posto chiaro. Come la vogliamo fare questa collaborazione? Scusa. Io sto facendo un esempio. Ma guarda, noi non possiamo continuare a girare intorno alle cose. Ma con le coballe. E questo voglio dire, qualcosa c'entra, perché quando lui ha detto perché non lo mettono a Palinuro o non lo mettono a Capri, perché sono località turistiche, noi dobbiamo. Da tanto, guardate, nel 91 si è fatto il parco del Cilento, io non c'era ancora qua, però noi non siamo voluti entrare nel parco. E così via, abbiamo continuato sempre con una politica di svalutazione del nostro territorio. Ora, cari amministratori, che io voglio bene, penso che siete la parte migliore del paese perché si prende le rogne e porta avanti le cose, ma è proprio questo paese che deve cominciare a capire. Noi dobbiamo valorizzare il nostro territorio, non è una mancanza di questa amministrazione. Il parco del Cilento è al 91, è proprio una mentalità nostra, di questo paese, che non... Noi abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, cari cittadini, si chiama Miseria e Nobiltà, strapieno. 500 persone in due serate. Dopodiché abbiamo fatto un convegno per portare all'attenzione della cittadinanza e dell'amministrazione il fatto che ci urge un piano turistico comunale. Erano presenti una quindicina di persone, compresi i parenti degli oratori. Ora questo non è un problema, io sono avvilito perché dico questa cosa sulla quale sto spendendo tante energie mi porta a litigare, io torno a casa con un litigio col sindaco, ma fa piacere a me questa cosa? Io sono qui per cercare uno scontro? Io vorrei riuscire a far capire a tutti quanti che noi abbiamo molto bisogno di manifestare l'amore per il nostro territorio facendo la programmazione vera, cioè questo, noi dobbiamo capire che abbiamo una vocazione turistica, adesso è il momento di farle le cose. Io vorrei avere il tempo di capire perché il municipio non ci risolverà il problema, perché non è la strada intorno al centro, però è quello che noi possiamo fare per avere degli argomenti domani, perché quando domani decideranno di mettere un termovalorizzatore qua, non è questione se siamo 50 persone o se siamo 100 a dire di no, è questione di argomenti, perché questa terra va tutelata. È vero, c'è agricoltura, c'è zootecnia, ma là intorno ci sono delle piantagioni di mais, probabilmente piene di glifosato. Non è che stiamo dicendo c'è stata la produzione del Valdo Biadene e quindi adesso si è avuto un danno. È un posto dove onestamente un'amministrazione regionale che è pigra, debole, indolente e che va spungolata e che deve sapere che ci stanno i processi, i cittadini partecipano, che questa amministrazione decide di metterli qua, per questo motivo. Col cuore in mano, non è che voglio fare polemiche, ma finisco con questo invito tutti quanti, gli amministratori cittadini, a svegliarsi su quello che noi nei prossimi mesi, anche attraverso il forum, la Proloco, continueremo a cercare di porre all'attenzione la necessità di programmare la valorizzazione del nostro territorio e vorremmo vedere su questo attenzione, perché su questo ci spendiamo tanta energia. Grazie, sì, sì, c'era anche Giovanni che voleva... Scusami, prego. Guido, chiedo scusa per la diretta, per quello che è successo. Io, per non lasciare il posto di sindaco vacante, mi ci siedo io, la vedo come una cosa profetica, va bene, grazie Sergio. No, ma assolutamente
Allora, la sensibilità verso l'ambiente la si vede attraverso tante cose, ok? Non soltanto attraverso la volontà di tagliare un bosco ceduo o altre cose. Io credo che se vogliamo veramente fare la differenza dobbiamo essere uniti. E se vogliamo essere uniti non possiamo partire, Tommà, io ti stimo, tu lo sai, non possiamo partire così. Tu sei partito dicendo che non ci hanno approvato il PUC, che vogliamo radere al suolo tutti i boschi, e come vogliamo collaborare? Se partiamo con questi presupposti, come vogliamo collaborare? È normale che il sindaco si alza e se ne va, è normalissimo. Per quanto riguarda, mi riallaccio a quello che dicevano prima, il monitoraggio, e vengo un po' anche a quello che dicevi tu Tommaso, il monitoraggio degli inquinanti, perché attenzione, Altavilla Silentina, per come è posizionata, non è spiegabile che abbia una percentuale di tumori così alta. E non è che ci sono sempre i roghi delle ecoballe. Altavilla Silentina purtroppo ha la sfortuna o la fortuna di affacciarsi sul mare, di affacciarsi sulla piana. Nella piana, come hai detto tu Tommaso prima, si fa molto spesso uso ed abuso di pesticidi e di sostanze nocive che creano un aerosol che il vento del mare ce lo porta qua. Da questo punto di vista il municipio, ITI, il progetto che del quale mi sto occupando io, vi posso dire che la comunità montana, la nostra comunità montana, installerà in tutti i 14 comuni una serie di strumenti di monitoraggio degli inquinanti, per cui avremo noi nel giro di un annetto, credo, ogni comune dei 14 della nostra comunità montana una serie di sistemi di monitoraggio con i quali, se li avessimo avuti già prima, avremmo potuto confutare quello che ARPAC ci dice. Attualmente noi non possiamo fare altro che accettare quello che ARPAC ci dice. Purtroppo non abbiamo la controprova del fatto che i dati che loro ci danno sono sbagliati. Però, ripeto, se vogliamo collaborare non possiamo partire così, perché sennò partiamo proprio male. Non va bene così. Cioè, il sindaco si è speso moltissimo su questa cosa. Cioè, il sindaco è stato, veramente ha fatto un sacco. Si è messo contro la regione, si è messo contro tutti. E ho capito, però l'ha fatto. Sì, no, prego. Prego, Giovanni Russo. Allora, buonasera. Scusate, Tommaso, mi dispiace, ti devo dire che sei fuori luogo. Ci sono sedi opportune per discutere di alcune cose. Il sindaco si è speso tantissimo come questa amministrazione e non penso che possiamo essere accusati, perché qui siamo per un oggetto importante, quello di cercare di far capire agli organi regionali che c'è un risarcimento, che vogliamo un risarcimento. Ora, io le devo dire questo, Tommaso, sono qua perché nell'audizione, mi faccia parlare, la prego, no, mi deve far parlare, nell'audizione dove il 9 marzo del 2022 siamo stati convocati tutti i sindaci ed eravamo in presenza il sindaco Mennilla, il sindaco Franco Cembalo ed io, è uscito fuori questo e io lo voglio dire all'avvocato che si è proposto di fare questa contestazione. Il sindaco Mennilla mise fuori un documento dove il sindaco Mennilla e il sindaco di Serre, dove effettivamente sono state depositate le ecoballe a Persano, anche se di riflesso sono più vicine a noi perché Borgo Caria è a quattro passi. Il sindaco Mennilla con Buonavitacola mise fuori un documento, era un accordo tra il comune di Serre e la regione Campania. La regione Campania con questo documento disse e approvò che non metteva un grammo di immondizia più nel sito di Persano, perché già 10 anni prima era stata bersagliata da ecoballe. Ebbene, alla domanda, al certificato del sindaco Mennilla, il buon Buonavitacola non se ne infischiò, disse: e ditecelo voi dove la dobbiamo portare, noi te lo dobbiamo dire. Allora voglio dire questo, che questa amministrazione ha fatto tanto, io in primis
sono stato insieme a tanti ragazzi per un mese intero lì. Ci volevamo mettere davanti ai camion, ci dissero che ci arrestavano. Forse abbiamo sbagliato, con il senno del poi abbiamo sbagliato. Però attaccare l'amministrazione è sbagliatissimo. No, lei è andato fuori luogo dicendo altre cose. Qui siamo per un obiettivo, quello di creare collaborazione tra di noi, con tutti i comuni vicini e con chi ha subito un danno. Guido ha subito un danno. Io sono padre di 3 figli, anche i miei figli. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire a tanti altri amministratori che in questo momento non ci sono, che sulla pelle delle persone non esiste colore politico. Per cui la collaborazione di tutte queste persone, e che io veramente ringrazio, è importantissima per creare un collante che ci porti avanti per creare un programma. Grazie. C'era una signora che voleva intervenire, mi avvicino un attimo a lei. Beh, si sapeva che un argomento così importante avrebbe poi suscitato anche dei momenti forti. L'importante però che si miri soltanto al bene della collettività. Quello è l'obiettivo principale. Dobbiamo veramente unirci tutti insieme e cercare di fare in modo che non accadano più episodi come questi. Si può presentare, e se si gira da quella parte in modo che viene anche inquadrata dalle telecamere. Mi chiamo Serena D'Agostino di Salerno e sono stata per tanti decenni ambientalista. Non oso troppo dirlo ora perché l'ambientalismo sta diventando qualcosa che mi convince un po' meno. Però mi sono occupata anche di una storia di Mondezzaio, quindi sono familiare con alcuni di questi temi. Cioè li ho sentiti, li ho cercati e quando ho saputo qualcosa in parte l'ho ritenuta. Per esempio ho sentito per quanto riguarda la diossina, per quanto riguarda l'inceneritore, questa meravigliosa cosa che tanti anni fa, forse 20-30 anni fa, me ne ricordo, era questa meravigliosa soluzione per l'immondizia, farne energia, c'erano questi inceneritori. Solo che poi noi avevamo già avuto Seveso e si sapeva poi che in questi inceneritori appena uno bruciava carta e plastica, cosa che succede, vediamo le nostre immondizie cosa c'è, ora differenziamo, però prima la nostra immondizia era tantissima, appena si bruciano queste due cose assieme si crea diossina, per la diossina quello che avevo visto io che non c'era una dose minima accettabile, cioè la diossina anche in dose minime era cancerogena, era pericolosa, era, non so, questo resta nel sangue, questo i medici lo sapranno meglio. Allora io ho delle osservazioni, innanzitutto un'informazione, io ho un'amica che è stata primario pediatrico in un comprensorio di 3 municipi in cui c'era certamente Altavilla, forse 6, e lei mi disse, perché poi parlavamo di cose ambientali, mi disse non è possibile, dice tutti i bambini che io ho visto malati qua e di mali gravi, dice non è possibile, cioè deve essere qualcosa e quindi chissà che cosa c'è, proprio in un territorio di brave persone, di zone pulite eccetera, e lì poca popolazione un po' rarefatta permette di questi trasporti che magari in un centro urbano sarebbero più monitorati. Allora le mie osservazioni sono un po' così, non sono state messe in ordine e allora giusto volevo dire delle cose, volevo dire questa cosa qui della cioè non vogliamo diventare qui un'altra terra dei fuochi. Io sono di Salerno e l'inquinamento, quello delle fonderie per esempio, lo respiro col mio naso, certe volte ho aperto la finestra speranzosa di respirare e sentivo delle puzze terribili che scendevano la Valle dell'Irno. Ho partecipato per un periodo a un comitato e quindi ho già sentito parlare dell'ARPAC, però in maniera molto, dico, non ci aspettiamo molto, perché noi per le fonderie Pisano chiedevamo i NASI, che sono dei macchinari che sono capaci di captare e analizzare le sostanze dannose, perché l'intorno c'è proprio un'epidemia di malattie gravi, di persone che cadono come le mosche. Ora cadono, ci sono altri problemi di salute di cui soffriamo, però in quel caso lì era proprio intorno alle fonderie. Aspettate un attimo. Allora, quello che volevo dire, che anche se questa cosa sembra banale, no? Perché le immondizie si bruciano anche a Milano, io ho un figlio a Milano, a un certo punto lessi che stavano bruciando un deposito di immondizia in cui c'era moltissima plastica e io mi preoccupavo per mio figlio, mio nipotino eccetera, e succedono anche dappertutto, cioè diventano quasi dei casi banali, perché se io devo trasportare, se io ho vinto l'appalto e devo trasportare non so quante tonnellate metriche di roba, se la faccio bruciare, ma si riduce molto, se poi ho già concordato il prezzo è proprio un affarone.
senza pensare alla salute. E vorrei dire una cosa, quando si dice risarcimento, io vi ringrazio molto per il testo che avete scritto, perché è quello che mi ha fatto un po' muovere. Avrò messo la faccina arrabbiata, però poi ho pensato, ci va. Sì. A volte ci metto anche vicino a quella che col vomito, quando vedo delle cose che non passano. Allora, cosa volevo dire? Vabbè, grazie per questo impegno, ma hanno colpito i vostri argomenti, perché ho detto, beh, questi possono richiamare delle persone e può essere che in altre fasi ci saranno più persone. Quello che volevo dire, beh, la dispersione, è chiaro che se noi vogliamo fare analisi, più in là andiamo nel tempo, più i valori si abbassano con la dispersione, che sia nell'aria o che sia nell'acqua. Un'altra cosa che volevo condividere era che l'acqua di superficie rispetto all'acqua profonda, l'acqua di superficie una volta che entra nei processi biologici dell'ecosistema, l'inquinamento viene in parte viene digerito in qualche modo, invece il pericolo è quello delle acque profonde, quindi quando facciamo, per esempio, quando si scava per andare a trovare dei campioni di petrolio o altro in profondità, le acque profonde non si rinnovano nella stessa maniera, non c'è vita. Quindi io penso che alla fine in questo posto, prima o poi, decine di anni, centinaia di anni, saranno i figli, i nipoti, no? Non resteranno soltanto gli inquinanti, i POP, i persistent organic, ma ci sarà la cosa importante sarà di ricreare un ambiente biodiversificato, sano, che questo potrà digerire una parte di queste cose. La ringrazio per il suo intervento. C'era Bruno Carbone, poi non so i tempi, se mi comunicano dalla regia quanto tempo abbiamo ancora, in modo che poi ci saranno anche le conclusioni da parte dell'avvocato. Intanto, prego. Sì. Allora, buonasera, sono Bruno Carbone, vivo a Altavilla da pochi anni, però diciamo mi trovo bene nel contesto altavillese e ovviamente vivo anche le sofferenze di questo territorio, avendo in passato già Battivaglia pure vissuto problematiche del genere, e abbiamo ovviamente fatto delle lotte che non erano semplici da vincere. Io faccio un momento un passo indietro telegraficamente. Noi ci ricordiamo che all'inizio della storia eravamo lì, non molte persone, a protestare perché questi vagoni che sono tornati indietro dalla Tunisia, dobbiamo dire il perché, perché i vagoni erano altamente con sostanze miste, anche tossiche, rifiuti ospedalieri, sono stati rispediti indietro e la gravità già parte da questa storia, perché poi all'epoca c'era il segretario Di Maio che già a livello politico su questa storia si era interessato, quindi c'erano dei risvolti politici molto seri che si stava ancora attualmente si sta ancora indagando. Quindi quando sono tornati indietro questi vagoni e si sono costituite le ecoballe che stavano all'interno di questi vagoni rispeditici dalla Tunisia, perché hanno detto noi questa roba noi non la bruciamo perché è tossica, è tornata qui, Bonavitacolo ci aveva assicurato che entro 6 mesi si iniziava a smaltire questa roba, questo non è avvenuto, so che una piccola parte è andata via, però la gran parte è rimasta qui. E poi ci aveva detto un'altra cosa che abbiamo approvato stasera, che è una grande balla anche questa, che avevano detto i politici, era un sito militare, stavamo sicuri. No, non era un sito militare, ma era una realtà ad appannaggio della regione per gestire i rifiuti. E questa è stata un'altra cosa grave, avvocato, che secondo me dobbiamo appurare e andare avanti su questa storia, anche i 6 mesi che ci aveva assicurato Bonavitacolo, per evitare di farci continuare la contestazione che avevamo avviato con gli amici della Proloco, col sindaco, con vari sindaci, perciò in questo momento mi sono sentito obbligato a dire aspetta che in questo contesto credo che ci sia stato un interessamento proprio istituzionale proprio contro la regione che emanava questo decreto per far sì che arrivassero qua i famosi vagoni con le famose ecoballe. Detto questo, vorrei andare alla conclusione. Noi ogni tanto vediamo che è successo poco tempo fa a Battivaglia da Nappia, è successo in varie parti della Campania, quindi la terra dei fuochi lasciamo perdere che non è solo Caserta, ma si è divulgato un po' dappertutto. È giusto, mi allaccio a quello che ha detto anche il dottor Di Masi, come altrettanto il signor Deoletti che adesso non vedo, che
io da Alta Villa vedevo dalla finestra che la nube nera con tutti gli elementi, la gran parte tossici che volavano in Italia, fortunatamente non ha piovuto, ha camminato parecchio, ha superato Albanella, ha superato le montagne, facilmente sarà arrivato pure a Auletta. Quindi che l'ERPAC mi fa un monitoraggio ravvicinato, quanto pure è stato interessato, però in maniera molto lieve, diciamo, perché è andato tutto in alto il fumo per effetto del vento, fortunatamente non ha piovuto, ma io dico che ci sono diversi comuni, se si va a vedere tutta quella nube nera che camminava, sicuramente ha fatto dei chilometri, chilometri e chilometri, poi laddove ha piovuto ha creato il problema a terra, può darsi che lì non lo sanno, non l'ERPAC non monitorerà proprio quella zona, gli animali mangeranno, noi mangeremo e quindi la catena alimentare si avvia su queste situazioni qua, perciò deve essere fatto un monitoraggio anche in comuni limitrofi, non solo a distanza di 3 km. E poi chiuderei con una provocazione, io da tempo dico che gli inceneritori non andavano bene, a monte andava fatta la raccolta differenziata e lo sappiamo, però a questo punto i termovalorizzatori che si oppongono, in particolare mi dispiace che non c'è l'onorevole, te l'avevo accennato prima che gliel'avrei detto, Cammarano, i 5 Stelle in particolare, che loro si oppongono ai termovalorizzatori di ultima generazione, si oppongono a tante cose, ma alla fine a Roma, qui ad Altavilla, a Battipaglia, vanno tutti in fumo le coballe, come vogliamo, che è molto più tossico dei termovalorizzatori, come vogliamo risolvere questi problemi? Questo è il mandato che dobbiamo dare ai nostri politici, anche tramite la nostra istituzione. Dobbiamo veramente creare 2 o 3 termovalorizzatori di ultima generazione con una base di raccolta differenziata fatta bene. Questa è la mia soluzione per quanto riguarda il futuro dei nostri figli. Non mi preoccupo mica che tengo 70 anni, mi preoccupo di un Alex, del figlio di Alex, dei giovani, mi preoccupo di tutti, di chi tiene effettivamente questo... Scusami, ho detto Alex per dire che ci preoccupiamo del futuro dei nostri figli. Mia figlia è una ricercatrice, sta a Milano, ma non è che lei a Milano è esente da questi problemi. Però che in Svezia, a Stoccolma, c'è un termovalorizzatore dove c'è stata fatta una pista di pattinaggio sopra, o a Brescia, e si va a sciare e non c'è questo inquinamento. Qua con una volta sola che incendiano le coballe possiamo dire che ci hanno fatto fuori con un intossicamento per molti anni. Questo è tutto, grazie. Sì, intanto dicevi in Svezia, e questa è la differenza, che in Svezia probabilmente sanno fare meglio certe cose. Comunque, a questo punto io vorrei che l'avvocato Luigi Gaudiano desse un po' le conclusioni di questo incontro. Prima di darti la parola, Luigi, voglio ringraziare Stile TV, Voce di Strada, Sud TV, Il Mattino, Radio Alfa, Voci dal Cilento, Telecolore, Il Quotidiano L'Ora, il blog Politica Demente, la rivista La Voce, il quotidiano La Città, il Sud, dicevo, Quotidiano del Mezzogiorno, Info Cilento. Sono tutte testate giornalistiche che hanno seguito e stanno seguendo queste vicende, quindi li ringrazio di cuore. Prego Luigi. Guido, faccio miei i tuoi ringraziamenti, ringrazio Alex, ringrazio l'amministrazione, mi dispiace che ci siano state delle incomprensioni, perché di incomprensione si tratta, quando i temi sono così caldi anche i sentimenti magari sono accesi, sono sicuro che Tommaso non volesse offendere nessuno, mi dispiace se sia stato interpretato male, mi permetto solo di interpretare, di parafrasare il suo pensiero, forse lui voleva dire scusami se impropriamente mi approprio del tuo pensiero. Magari dare un'impronta diversa al nostro comune, far capire che noi abbiamo un progetto serio, questo non significa che tra gli amministratori c'è il responsabile di questa catastrofe, assolutamente, io sono convinto che siamo tutti vittime, in primis il sindaco perché per un certo qual modo, per come la normativa ha pure le mani legate, quindi se il procedimento non si aprisse per un motivo o per un altro, se noi non troviamo il responsabile nessuno sarà risarcito, ma non è una questione in termini economici. Tommaso, come tutti quanti voi, avete interpretato perfettamente il mio pensiero, quello di Guido, quello di Alex, noi intendiamo far parte di questo procedimento solo per scoprire la verità e semplicemente conoscere le motivazioni e conoscere eventuali danni che possono derivare alla salute dei cittadini, al futuro di noi tutti. E mi voglio lasciare ovviamente con un auspicio che tutto ciò non ricapiti e l'unica cosa che possiamo fare è tenere alta l'attenzione.
Io ci sono, sono a disposizione di tutti. Credo Alex abbia giustamente interpretato anche il pensiero più giovane di questa collettività. Loro si spendono per il futuro di Altavilla, diamogli una mano, diamoci una mano, stringiamoci una mano, siamo tutti quanti vittime di questo problema e spero che in futuro tutti gli animi si possano riconciliare. E, che cosa dirvi? Grazie infinitamente per la partecipazione. E l'unico mio auspicio è che la prossima volta, sono sicuro che siamo seguiti a migliaia, ci saranno diversi utenti, però chiederei un po' di partecipazione in più proprio perché stiamo affrontando un tema serio e sicuramente non lo risolveremo nelle prossime settimane. Quindi dobbiamo dare anche un messaggio a chi sta indagando, a chi sta procedendo alle valutazioni, alle indagini, agli accertamenti. Qui c'è una comunità che non intende tacere. E se il portavoce può essere Guido, Alex, Luigi, l'amministrazione, il sindaco, noi siamo tutti concordi nel ritenere che non possiamo né tacere e né stare fermi. Grazie a tutti. Grazie. Né tacere né stare fermi, è proprio così. Grazie a chi ci ha seguito da casa in streaming e grazie ancora una volta ad Alfonso Verruccio e Giancarlo Fedone, due amici, due grandi professionisti della comunicazione, sempre presenti nelle occasioni importanti e anche quelle meno importanti, ma questa era particolarmente importante. Grazie ancora.